Ciao a tutti, con questo video vorrei parlare di una tecnica di seduzione che si chiama tira e molla o push pull. È una delle tecniche più usate nell'ambito della seduzione. È anche una mo tecnica molto potente. È un'ottima tecnica. Ma in che cosa consiste esattamente questa tecnica? Consiste nel mollarlo o mollarla sul più bello in pratica. Infatti si mette in atto un avvicinamento e un allontanamento, un avvicinamento e un allontanamento. A che cosa serve? Serve che nel momento in cui il linguaggio del corpo dell'altra persona, quindi della persona che eventualmente ci piace o ci interessa, inizia a mettere dei segnali non verbali di attrazione, mettere in atto questa tecnica farà sì che l'altra persona verrà attratta in modo maggiore, no? Generandogli comunque un desiderio molto forte. Di appunto di stare con noi o di conoscerci e di avere quindi poi la possibilità di far sì che sia questa persona a ricercarci o a inseguirci. In pratica la si costringe, tra virgolette, emotivamente a stare lontana da noi e per poi tornare di nuovo verso di lei o verso di lui. E teniamo presente che le tecniche di seduzione sono tecniche, ce ne sono alcune, poi una delle quali appunto è questa, sono molto potenti, no? In grado di far soffrire anche le persone, quindi far soffrire un uomo e far soffrire una donna. Quindi non bisognerebbe mai applicare una tecnica di seduzione giusto per il gusto di farlo, perché appunto potremmo generare sofferenza. E qui parliamo dell'inverso della tecnica, no? Verso e inverso, un po' come il push and pull, allontani, ti avvicini e ti allontani. E proprio questa tecnica ha un rovescio della medaglia, perché si tratta appunto dell'arte di tenere sul filo del rasoio una persona manipolando le sue emozioni in modo che lei non sappia o lui non sappia esattamente se davvero noi siamo o meno interessati a lui o a lei. E questo cosa fa sì? Fa sì che intanto si può appunto generare, come dicevo, sofferenza. In più, la persona si sente comunque stressata, quindi è sotto stress, si sente insicura, si va a minare l'autostima dell'altra persona proprio perché è in confusione e nella peggiore delle ipotesi si può appunto generare anche degli stati ossessivi compulsivi. In quanto appunto che poi potrebbero anche sfociare in gelosia, in stalking. Infatti poi alcune persone si lamentano del fatto che appunto poi hanno avuto una relazione con o una storia con una stalker, oppure dicono sei troppo geloso, eccetera, eccetera, senza comunque tener presente che sono stati loro a generare comunque questo attaccamento, no? Quindi in realtà quando ci si ritrova ad applicare una tecnica di seduzione bisogna sapere in pratica due cose importanti. Una che quasi sempre se sei costretto a mettere in atto una tecnica di seduzione è perché l'altra persona non fa per te, altrimenti non ce ne sarebbe bisogno. E in secondo luogo sapere appunto che si possono appunto generare degli stati di sofferenza nell'altra persona fino ad arrivare appunto a provocargli uno stato ossessivo compulsivo, un attaccamento che poi risulterà difficile da sciogliere. E con questo video è tutto.
Un bacio dalla Pink. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao.